Nell'Alto Medioevo l'individuo praticamente non esiste. Esistono comunità anche abbastanza piccole in cui c'è certamente una asimmetria, cioè ci sono quelli che hanno più potere, che prendono decisioni per conto e a vantaggio anche degli altri, ma appunto la logica di base è che l'azione del singolo e vale nel momento in cui è utile alla comunità. Sappiamo che, ad esempio, da testi dell'epoca, in linea di massima si immaginava la comunità sempre distinta in tre ceti: quelli che lavorano, quelli che combattono, quelli che pregano. Tutti e tre cooperano a risolvere il problema della sopravvivenza della comunità. Quelli che lavorano procurano, come dire, di che mangiare, risolvono il bisogno della sussistenza. Quelli che combattono risolvono il problema della sicurezza, ci si difende dai nemici, dai pericoli che vengono dall'esterno, dagli aggressori, insomma. E quelli che pregano in qualche modo sono in contatto con il presunto ordine nascosto delle cose, sacro, che suggerisce le procedure, le preghiere, le regole, i comportamenti e che quindi soprattutto consentano di avere, come dire, la protezione di queste forze oscure, misteriose, che pure condizionano l'esistenza della comunità. Quindi in pratica abbiamo comunità in cui gli individui hanno delle funzioni, ma non sono, come dire, se non elementi di una macchina in cui la loro qualità è legata alla funzione che svolgono per il sistema. È chiaro che la qualità dei singoli gerarchicamente è data dalla perfezione con cui svolgono il loro ruolo. Quindi tra i guerrieri il guerriero migliore è quello che combatte e vince meglio, lo stesso per i contadini in un certo senso, quello che produce di più, anche se qui le cose sono così un po' vaghe per quello che ne sappiamo, e a maggior motivo tra gli oratori, cioè tra le persone che vivendo tra i libri risultano in qualche modo capaci più di altri di fare glosse, di spiegare, di fare retorica, insomma, di diremmo oggi fare comunicazione. Il cavaliere non è più semplicemente uno che fa la guerra e ottiene il suo riconoscimento dal re con un feudo, ma dal momento in cui i feudi sono ormai diventati ereditari, per dimostrare la sua differenza, la sua perfezione, la sua superiorità, deve continuamente esercitarsi in duelli, magari individuali, in competizione con altri cavalieri, non più quindi guerre, come dire, di tipo religioso, di tipo territoriale, non ci sono nemici, ci sono semplicemente avversari, oggi diremmo competitor. Naturalmente nei racconti, nelle saghe, sono anche draghi, mostri, ma insomma il cavaliere va continuamente alla ricerca di occasioni per dimostrare la propria qualità, indipendentemente dal fatto di vincere o di perdere. È nella sfida, nell'avventura, nell'affrontare l'avventura la sua individualità. Cioè il cavaliere che non ottiene più il feudo, un riconoscimento della propria superiorità personale, deve in qualche modo segnalare all'esterno questa sua differenza con le imprese, sì, di tipo militare, ma alla fine deve ottenere anche un segno esterno, e questo è dato dalla donna che dà, riconosce, insomma, nel cavaliere che merita, un qualcosa che merita, e quindi assegna un fazzoletto. Diciamo che all'inizio sicuramente c'è l'idea della donna corpo, che viene impensata come merito, come premio, ma simbolicamente diventa semplicemente sempre più la mano della donna, il segno di riconoscimento. Insomma, io, cavaliere, bravo, ottengo il riconoscimento, diciamo pure l'amore, di una donna altrettanto bella e brava. È una visione però che chiaramente è una visione possibile, senso, solo all'interno di un ambiente appunto di cavalieri, cioè un ambiente aristocratico, un ambiente di corte.
Poi c'è in effetti accanto a questo la cultura naturalmente clericale, in cui c'è un unico libro, una verità assoluta, si ripete all'infinito, ma va continuamente reinterpretata. Perché? Perché nonostante tutto le cose cambiano, le realtà quotidiane, le realtà delle stagioni, degli eventi, delle persone, per quanto possono essere simili e ripetitive, di fatto obbligano a tener conto del fatto che ci sono differenze. E quindi allora è sempre necessario un mediatore che tra quello che succede qui e ora davanti a noi e quello che racconta il libro, la parabola, il monobiblos, ci vuole l'interprete. E appunto, chiaramente, anche qua ci vuole uno che è più capace di altri, che esercita questa sua capacità meglio di altri, esercitandosi in studi appunto di tipo strettamente clericale. Il convento è il luogo fisico a cui si pensa in questi casi, e i copisti, quelli che tramandano, ma ci sono i glossatori che appunto ampliano continuamente, aggiungono continuamente, e con essi ovviamente i filosofi, che poi in realtà sono dei teologi, che aggiungono nuove interpretazioni alle cose che già si sanno. E insomma, ci sono delle verità indiscutibili, ma vanno continuamente raccontate. E allora qui appunto l'individuo è colui che è capace più di altri di fare bene queste cose, che so, copiare, riscrivere, fare miniature, ragionare, raccontare, fare prediche. Insomma, c'è un individuo, un individualismo, all'interno di una struttura fissa. Nella Chiesa si entra naturalmente non per filiazione, ma per cooptazione. E la differenza la fa appunto questa capacità individuale, come dire, di fare in modo perfetto quello che comunque è inevitabilmente sempre lo stesso, spiegare la Bibbia in modo che ci sia una ripetizione della verità già detta. E nella città questo tipo di presenza in realtà induce a pensare che il nuovo cittadino cosa può essere? Uno che naturalmente come il cavaliere va di fronte all'avventura, ma come il chierico è capace di leggere e interpretare. E in ogni caso a questo si accompagna anche un altro tipo di individualismo. Quale? Quello del popolo. La cultura popolare è stata ridescritta solo nel Novecento, a partire dai libri di un antropologo russo, semiotico, Bakhtin, che scrivendo su Rabelais e sul Medioevo recupera il concetto di carnevale, pratica che conosciamo tutti, che in genere dalle culture dominanti è rappresentato come pura distruzione, come non cultura. Invece lui propone di interpretare tutta quanta la cultura dei contadini come appunto cultura che è basata fondamentalmente sull'esaltazione del corpo, sul fatto che noi siamo fatti di macchine che devono sopravvivere, e per sopravvivere hanno bisogno fondamentalmente di piacere, quindi di star bene fisicamente, ovvero di mangiare, al limite bere e di fare sesso. Per far questo evidentemente non c'è limite, ci sono, in questa la differenza fondamentale rispetto alle altre due culture, le situazioni di illimitatezza, di eccesso. Insomma, il carnevalesco consiste fondamentalmente nell'affermare i diritti del corpo, quindi diciamo pure della deiezione, dello sporco, dell'eccesso, che si scontra appunto con quello che predicano le altre due culture di cui abbiamo già parlato, ovvero l'idea del limite. Il limite per il guerriero è la capacità di controllare la paura. Il coraggio appunto nient'altro è che limitare la pulsione della paura. E per il chierico il limite consiste nel controllare la pulsione del peccato, del piacere, del sesso, del corpo. Bene, la cultura antropologicamente parlando popolare carnevalesca è diffusa almeno nel 98-99% della popolazione dell'alto e del basso medioevo, e nelle città
come dire, i ceti non dominanti, sono sicuramente, pur non contadini, eredi di questa pulsione, di questa abitudine a pensarsi come dedita fondamentalmente a vivere nel presente. E allora il cittadino colto che cosa fa? Nel basso medioevo, invece, progressivamente emerge la figura dell'individuo. Le comunità, per motivi vari, aumentano di dimensione, ci sono dissodamenti, si fondano città, in sostanza si accentuano le richieste proprio dal punto di vista della sussistenza, si creano più scambi ed emergono appunto comunità nuove, fondate praticamente lontano dai castelli, in zone di scambi, e in queste comunità in effetti la differenza sociale, la asimmetria sociale è data non dalla funzione che poi nel precedente modo era più o meno ereditata, ovviamente salvo i preti, ma è data dalla capacità individuale di, come dire, risolvere i problemi che emergono man mano. Insomma, la città rispetto alla società alto medievale è un sistema aperto, dinamico, in cui i fenomeni di cambiamento sono continui, costanti, con soluzioni per problemi nuovi, immediatamente nuovi, che vanno inventati sul momento. La figura tipica è quella del mercante che appunto, muovendosi, deve continuamente fare scambi, avendo a che fare con situazioni, persone, di mentalità, modalità e richieste diverse, e deve inventarsi continuamente soluzioni per avere alla fine dei vantaggi. Improvvisando, mettendo da parte regole precedenti, inventandosene altre, e quindi chiaramente mettendo da parte sicuramente gli schemi fissi che funzionavano per i cavalieri, per i guerrieri, per gli oratori, per i chierici e per i contadini. Quindi, come dire, man mano emerge un modo di pensare al mondo completamente nuovo. Lo spazio-tempo non è più fisso, fissato una volta per tutto, ma è appunto un ambiente in effervescenza. Le città si fondano, si costruiscono le mura, si fanno le strade, ma si abbattono le mura, si fanno altre città, si lotta tra città, si fanno i mercati sono aperti a tutti, si mescolano, si parlano lingue diverse, si imparano cose nuove, ci si deve attrezzare, e quindi evidentemente l'etica nuova è quella della industria, della capacità di adattarsi, di insomma avere in pratica la supremazia sugli altri grazie alla individuale modalità di risolvere i problemi. In sostanza, tradotto, la comunità è fatta di individui in competizione sia tra di loro all'interno della città e sia con l'esterno. E l'individuo che emerge è evidentemente a sua volta un problema. Come e perché si è un individuo che vale di più? Sulla base di quali elementi? Ecco, allora man mano, dopo l'anno 1000, emerge una serie di sperimentazioni culturali, di elaborazioni culturali, di antropologie nuove che man mano si mescolano e danno vita a quello che poi nel 300 sarà l'idea dell'uomo borghese che è così pienamente rappresentato nel Decameron. In pratica, per fondare l'individuo si prende sia qualcosa della cultura clericale, sia qualcosa della cultura cortese, cavalleresca, e sia qualcosa della cultura popolare carnevalesca. Messi insieme viene fuori appunto la cultura che evidentemente da Brunetto Latini in poi si può dire tende a digrossare i fiorentini, ovvero gli abitanti delle città, a fare in modo che questi vivano in modo non grossolano, cioè non in modo carnevalesco, ma in modo simile ai cavalieri e ai chierici, ma in modo ovviamente, a questo punto possiamo cominciare a usare la parola, in modo borghese da borgo, cioè nel modo adatto a uno che vive nella città, modo urbano, per dirla con le parole più nostre italiane, in opposizione al
Cafone, Cafa, significa zolla. Cafone è l'uomo della campagna, urbano, il civis, è l'uomo di civiltà, un uomo della città, che però appunto va costruendo questo suo modo di vivere insieme, società complesse, più competitive, più complicate, aperte, appunto mettendo insieme elementi delle culture che continuano a coesistere con le città, quelle cioè del, diciamo pure, convento e della corte.